Il professor Sergio Turone del PDS è anche egli membro della commissione d'inchiesta sulla formazione professionale. Il PDS ha firmato una delle due relazioni di minoranza. Chiediamo al professor Turone di illustrarci il contenuto di questa relazione. Questa relazione è un arricchimento e un ampliamento rispetto al dossier che io avevo già diffuso come vicepresidente della commissione d'inchiesta nei primi giorni di marzo, perché ritenevo che fosse utile dimostrare già allora che la commissione aveva raccolto ampio materiale. Dire in poche parole quali sono gli elementi cardine di questa relazione di minoranza è difficile. Certo, abbiamo indagato sugli abusi, sugli sprechi e anche sulle ruberie che ci sono state nel campo della formazione professionale e di cui è responsabile in primo luogo il partito che ha gestito per 20 anni questo settore. Mi riferisco alla Democrazia Cristiana. Noi purtroppo abbiamo agito avendo i poteri di una commissione consigliare d'inchiesta. Se avessimo avuto i poteri del magistrato, forse avremmo potuto anche raccogliere prove più pregnanti delle responsabilità anche penali che riguardano questo problema. Questo non l'abbiamo potuto fare, tuttavia sia il mio dossier reso pubblico e distribuito in marzo, sia il testo di questa certamente più completa relazione di minoranza sono a disposizione dei magistrati e io mi auguro che anche nell'Abruzzo ci sia un magistrato serio, colto e preparato come il molisano Di Pietro che sta agendo a Milano e che questo consenta di far luce più di quanto non si possa fare in sede politico-amministrativa su quel verminaio di corruzione che è stata in Abruzzo la formazione professionale.